Abbiamo seguito fin qui una giornata di lutto nazionale segnata da un grande dolore per i morti, di una tragedia annunciata, ma anche da un forte sentimento di condivisione, di ricerca della verità, della giustizia, della sicurezza che ha riunito tutta l'Italia, tutte le massime autorità dello Stato che si sono trovate a Genova e tanta gente comune. Il Capo dello Stato ha partecipato ai funerali solenni, prima si era recato nell'area del ponte crollato, ha salutato i familiari delle vittime, accolto da un lungo applauso. Le parole del Cardinale Bagnasco, che ha celebrato questi funerali solenni come Arcivescovo di Genova, con il Presidente della CEI, il Cardinale Bassetti, hanno cercato di riaprire la porta della speranza sbarrata dalla disperazione, dalla sofferenza di chi ha perso in questo caso i propri cari, ma anche la casa. Le ferite di Genova devono essere risanate, Genova ripartirà, non può essere solo un impegno, deve diventare una certezza, queste sono state le parole. E allora noi adesso ci colleghiamo con Monsignor Vincenzo Paglia, ha seguito l'omelia del Cardinale Bagnasco, ha parlato di uno squarcio nel cuore di Genova provocato dal crollo del ponte, ma ha anche detto dobbiamo costruire ponti nuovi per camminare insieme. Monsignore. Sì, io credo che gesti come questi siano importanti. Tutto il Paese oggi era radunato attorno alle vittime in particolare, attorno ai familiari, attorno anche al desiderio di una risurrezione. Nel credo cristiano c'è una frase che illumina quando si dice che Gesù discese agli inferi. Ecco, Gesù in questi giorni è disceso in questo inferno terribile che poteva essere evitato, ma Gesù vi è sceso assieme ai tanti angeli come i vigili del fuoco che sono ancora lì in questo inferno, ma c'è anche scritto che Gesù il terzo giorno risorge, e cioè prende con sé tutte queste vittime e ridona loro la vita. Sono parole che consolano anche le vittime. Io vorrei pensarle, queste vittime, anche liete di vedere tanti attorno a loro. E allora, assieme però. Monsignore, vogliamo ricordarle anche noi queste vittime. Lo ricordiamo riproponendovi uno dei passaggi più toccanti di questa celebrazione solenne, quando sono stati non solo ricordati ma scanditi tutti i nomi delle vittime. Allora risentiamo insieme. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Admir, Alessandro, Alizee Plas, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea, Alessandro, Bruno, Camilla, Carlos Jesus, Claudia, Elisa, Ersilia, Francesco, Gennaro, Gerardo, Giovanna, Giorgio, Giovanni, Enao, Juan Carlos, Juan Ruben, Leila Nora, Luigi, Malai, Manuele, Marius, Marta, Matteo, Melissa Cristiano, Nathan, Roberto, Samuele, Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati.
Allora, mi ricollegherei, ritornerei dal Monsignor Paglia. Dobbiamo dire che abbiamo assistito a un momento interreligioso, in quanto in questa mattina abbiamo assistito anche alla benedizione con il rito islamico. C'era l'imam di Genova che diceva proprio: siamo vicini a tutti voi, un ponte che lega non solo le culture ma anche religioni diverse. Monsignore. Sì, c'è come un contrasto bello tra il ponte distrutto e invece in questa celebrazione un ponte che si rinsalda, che si ricostruisce. Io direi che è venuto il tempo di ricostruire i ponti, di ritessere le relazioni. Mentre la giustizia deve fare il suo corso, perché i responsabili che hanno aiutato il lavoro sporco della morte debbono sentire una grande responsabilità, noi tutti siamo chiamati a ricostruire relazioni e ponti, e questa mattina in fondo attorno all'altare c'era un po' un mondo di fraternità, un istinto profondo di solidarietà che non deve cedere, che non può essere non curato o trascurato. Io credo che questa grande tragedia che ha colpito tutti, Genova in particolare, richiede uno scatto di fraternità, uno scatto di solidarietà, e tutti abbiamo l'energia per poterlo compiere, per poterlo fare. Grazie. E chi crede ha anche una marcia in più. Grazie, grazie Monsignore. Grazie. Vedete collegati dietro di noi i nostri inviati. Andiamo da Filippo Gaudenzi, che ha seguito per il TG1 i funerali solenni. Filippo, parole come dolore, attesa, condivisione, giustizia sono risuonati durante questa celebrazione. Sì, ma soprattutto, guarda, soprattutto una parola, la sobrietà con cui Genova ha assistito a queste celebrazioni. Il Cardinale Bagnasco ha ripetuto il carattere sobrio dei genovesi, ma la determinazione nella ricerca della verità. È stata una cerimonia molto sentita, tutta la città si è stretta intorno ai familiari delle vittime, che sono peraltro ancora qui alle mie spalle. Vedete, dietro di me ci sono tutti i confaloni e sono ancora qui tutti, le persone, i familiari delle vittime. Sono vicini ai loro cari, non si sono ancora separati, mentre le autorità sono andate via. Ecco, avete visto nelle immagini, sono tutti i gonfaloni che vengono tenuti, diciamo, piegati in segno di lutto e di rispetto. Tutti si stanno stringendo intorno ai feretri per un ultimo abbraccio. Un abbraccio che è stato sottolineato qui più volte da applausi da parte delle persone quando le telecamere inquadravano i vigili del fuoco, soprattutto i soccorritori. È stato un po' un dire grazie per lo sforzo che è stato fatto e che continua ad essere fatto in questi giorni per cercare all'inizio per salvare più persone possibili dalle macerie e poi adesso ovviamente ancora nella ricerca dei dispersi, se ce ne sono ancora. Ma soprattutto per cercare di riportare delle condizioni, di ripristinare le condizioni migliori perché la città riprenda a vivere in una maniera più o meno normale. Vedete che sono ancora tutti qui, hanno toccato il cuore, lo avete accennato prima, le parole sia del Cardinal Bagnasco che dell'imam di Genova, che ha parlato della nostra Genova. Il Cardinale in questo immenso spazio che vedete sembra dall'alto, sembra anche quasi che abbia contenuto poche persone, ma in realtà erano tantissime. In questo immenso spazio, mentre vedete il ministro Toninelli che si sta attardando ancora a salutare alcuni familiari, il governo è stato accolto da applausi, mentre contestazioni sono state riservate agli esponenti del PD quando sono entrati qui nel padiglione della Fiera di Genova. E tutti però si sono stretti intorno al capo dello Stato, Mattarella, che all'inizio della cerimonia ha voluto salutare uno per uno
tutti i familiari delle vittime, cosa che poi ha fatto al termine della cerimonia il Cardinal Bagnasco prima di lasciare qui il padiglione della fiera. Il Presidente della Camera Roberto Fico, lo vedete, era vicino alla Presidente del Senato Casellati, il Vice Premier Di Maio. Insomma, tutto lo Stato ha mostrato l'impegno e lo sforzo non solo di queste ore, ma anche la promessa dell'impegno dei prossimi giorni, dei prossimi mesi per arrivare ad accertare la verità e per fare in modo che Genova possa riprendere a vivere per quanto possibile in condizioni di normalità. La metafora del ponte è stata raccolta sia dall'imam che dal cardinale, il ponte che unisce, che quando crolla è una tragedia non solo perché porta con sé vite umane, ma anche perché traccia una separazione fra due punti che non si incontrano più. E invece il cardinale ha ricordato: noi dobbiamo costruire ponti nuovi e camminare insieme. E, allora sentiamo... e vedete il Presidente del Consiglio Conte che ancora saluta i familiari delle vittime. A voi. E allora Filippo, sentiamo allora insieme questo passaggio dell'umilia dell'Arcivescovo di Genova, il Cardinale Bagnasco. Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo. Insieme alla preghiera del Santo Padre Francesco, che anche ieri sera, con una telefonata affettuosa, ha voluto manifestarci la sua prossimità, in questi giorni ovunque si innalza a Dio un'onda di preghiera. Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa. E mentre si svolgevano i funerali nel luogo del disastro, continuavano e continuano tuttora le operazioni per trovare eventuali dispersi. Allora ci colleghiamo con Lorenzo Galeazzi, inviato del TG1. Lorenzo, allora come si sta procedendo? Buongiorno, altro dolore purtroppo anche oggi, che era il giorno della commozione collettiva. I lavori sono andati avanti anche quando Genova si è fermata, quando dal porto si sentivano le sirene delle navi e dalle chiese della città le campane battere a lutto. Altro dolore perché questa notte è stata ritrovata una macchina con i resti di tre corpi. Si tratterebbe della famiglia del novarese che quel 14 agosto percorreva il viadotto in direzione Livorno per andare in vacanza all'Isola d'Elba. Noi in questi giorni abbiamo conosciuto, avvicinato e parlato con i familiari che si sono riversati subito a Genova. Abbiamo condiviso con loro l'ansia e la speranza di non trovare mai quei nomi sulla lista dei deceduti. Noi, ripetiamo, utilizziamo il condizionale fino a che le salme non verranno riconosciute prima dagli investigatori e poi dai familiari. Invece anche una bella notizia: nel corso della mattinata è stato ritrovato il cittadino tedesco che si pensava fosse sotto le macerie. Non è così, è vivo, sta bene ed è lontano da Genova in vacanza. Si è fatto vivo lui stesso quando ha capito che lo si stava cercando con ansia. E così, con queste ultime notizie, sale e scende, anzi scusatemi, a uno il numero dei dispersi. Si tratta di Mirko Vicini, il lavoratore dell'azienda municipalizzata dei rifiuti, travolto dalle macerie del ponte mentre si trovava sotto in magazzino sul suo mezzo di servizio, sul suo furgone. Qui alle mie spalle c'è una tenso struttura dove da giorni staziona la mamma nell'angosciosa attesa di avere notizie di suo figlio. Da Genova è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Lorenzo Galeazzi. E allora, Noè, abbiamo sentito le parole del Cardinale Bagnasco. Diceva che la grande famiglia ti dà una stabilità solida e sicura, e nella grande famiglia ovviamente ha messo anche gli uomini dei Vigili del Fuoco, e una parola che è emersa tanto è stata la fiducia, l'ha detto più di una volta. Sì, perché in tutti i momenti di smarrimento, quando abbiamo paura, quando accadono delle tragedie del genere, la famiglia diventa quella componente che ti permette di contenere
tutta l'emozionalità che esce da dentro di noi, e quindi la famiglia diventa importante. I soccorritori in quel momento fisicamente intervengono e quindi attraverso la parola molte volte sostengono la vita di chi sta sotto le macerie, attraverso le mani riescono a salvare le persone che ci stanno sotto, e quindi i soccorritori diventano importanti. E i soccorritori attivano anche un altro meccanismo, che è quello della fiducia, e quindi quella fiducia che crea legame, e quel legame che poi diventa la possibilità di credere ancora in una possibilità, nel riuscire veramente a dare un senso a quel dolore, a quel problema. Allora, se riusciamo a creare fiducia, se riusciamo veramente a camminare insieme e quindi costruire questi nuovi ponti di fiducia, allora possiamo dare un senso a quello che è successo e possiamo diventare migliori. Ecco, a proposito di fiducia, quindi fiducia nell'andare anche a ricostruire quindi in modo corretto Genova, la Badia? Assolutamente sì, andare a intervenire su quello che già c'è, costruire laddove è possibile costruire, ma soprattutto trasformare questa grande avversità in una grande opportunità, che faccia la differenza, che faccia vedere come gli italiani e gli stessi genovesi sanno ripartire, ma da loro stessi, prendendo gli esempi dall'estero, sì, ma come esempi, e calibrarli sulle loro realtà. Sarà necessario riammagliare tutta la viabilità, perché un asse è cambiato, riammagliare il territorio, ma questa volta farlo con ragione, con consapevolezza, creare il compromesso, per una volta creare il compromesso, territorio, uomo. Questa è la speranza, secondo me, fondamentale in questo momento da lanciare a un paese, ma in questo caso a una popolazione che è stata stravolta all'improvviso, in un periodo festivo, è diventato un dramma. Allora, proprio da loro, da questa avversità, partiamo da questa e vediamo come la trasformiamo in positivo. Questo è quello che posso augurare e sperare che avvenga, sinceramente. Sì, perché Genova non si arrende, Genova ha voglia di ripartire. Abbiamo raccontato l'abbraccio di tutta Italia, di tutta l'Italia alla popolazione di Genova e alle vittime colpite da questo disastro. Noi salutiamo i nostri inviati, che ringraziamo per il lavoro, ringraziamo i nostri ospiti, è stato veramente un lavoro di squadra. Salutiamo ovviamente tutta la redazione di Reu, del TG1, e noi vi diamo appuntamento a lunedì, e adesso lasciamo la linea al TG1. A lunedì.